Le vacanze estive, un po' come quelle di Natale, sono il momento perfetto per i lettori per stilare liste di lettura e per pensare a quali libri mettere in valigia. Io oggi sono qua proprio perché è arrivato anche per me il momento di fare la valigia e, come sempre, mi riduco all'ultimo, non so cosa porterò con me e ho pensato di girare questo book haul con i nuovi arrivi nella mia libreria, sperando di dare qualche spunto a voi, ma anche di chiarire le idee per me per mettere qualche lettura in valigia. Partiamo perciò perché la pila è alta e il tempo stringe. Ciao dai calzini spaiati, io sono Veronica Giuffré e oggi sono qui per raccontarvi quali libri sono arrivati nella mia libreria quest'estate. Tutti noi lettori sappiamo che l'estate è il momento di maggiore tentazione, è il momento in cui tutte le case editrici si scatenano a suon di sconti e gadget, dallo zaino al telo, alla borsa, a chi più ne ha più ne metta, per invogliarci a comprare dei nuovi libri da leggere. Ed è anche il nostro momento dell'anno preferito perché, diciamocelo, i gadget sono sempre un pretesto per fare fuori qualche altro titolo della nostra lista dei desideri che aspettava di essere acquistato da un po'. Io ho affrontato con questo spirito anche i miei acquisti estivi e perciò vi faccio vedere, per cominciare, i libri che mi sono comprata con il pretesto del famosissimo zaino Einaudi. Ne avevo bisogno? Certo che no, però dei libri che ho comprato sì, e quindi questo mi è bastato per giustificare l'acquisto. Partiamo dal primo volume che si intitola Ombre dal fondo di Maria Corti. Di solito, quando ci sono sconti, promozioni, pretesti per acquistare i libri, io ne approfitto per fare fuori qualche titolo di questa collana di Einaudi che amo molto e finora non ho mai letto un titolo pubblicato in questa collana che non mi sia piaciuto. Mi ero imbattuta in Maria Corti, se non mi ricordo male, leggendo Le lettere di Elsa De Giorgi a Italo Calvino. Ora, io quando avevo letto quel pezzo dell'epistolario che racconta quella parte di vita che Italo Calvino ha trascorso insieme a Elsa De Giorgi, avevo provato un forte fastidio e anche una forte gelosia, perché, come dire, Calvino è il mio uomo e questa donna che gli ha fatto perdere la testa, naturalmente mi ha fatta ingelosire moltissimo. Ma a parte questo, leggendo, mi ricordo. Io spero di darvi un'informazione corretta, ma me lo ricordo così. Leggendo, insomma, gli apparati testuali di quell'opera, mi ero imbattuta in questa avventura editoriale della creazione del Fondo Manoscritti di Autori Moderni e Contemporanei, fondato appunto da Maria Corti. E per la prima volta, appunto, ero venuta a sapere di questo fondo di manoscritti e di questa donna, che ha raccontato in questa storia che è uscita nel 97, la vicenda che ha portato appunto alla fondazione di questo archivio preziosissimo di materiali letterari del nostro paese. Come sempre però accade quando ci si imbatte in questa collana di cui dimentico sempre il nome, eccola qua, Letture Einaudi, la pasta però linguistica mi spinge a pensare che sia qualcosa che va oltre un semplice racconto di una vicenda che effettivamente è accaduta. C'è qualcosa che suona di letteratura e infatti vorrei leggervi la prima pagina proprio per farvi sentire quello che mi aspetto di trovare tra queste pagine. Nel crepuscolo invernale i cortili dell'Università di Pavia diventano spazio deserto e se un uomo si muove fra le colonne viene fatto di chiedersi: ma chi è che si muove fra le colonne? I passeri planano per l'ultima volta dalla quercia alle due magnolie. Il silenzio avanza come un'alta marea sugli otto cortili. Soprattutto acquista potere sull'ultimo, il cortile Sforzesco, che risale al 400 e dove si trovano le sale del Fondo Manoscritti di Autori Moderni e Contemporanei. Vuoto di frequentatori la sera, il fondo si trasforma in un cimitero. È un cimitero e un'isola. In lontananza c'è la terraferma, dove abitano i viventi che parlano, mangiano, ridono, incollati l'uno all'altro con i loro numerosi giocattoli da adulti. Un cimitero è un luogo di silenziosi fantasmi, più raramente di sonori musicisti. È Calvino a dirci che nella città di Ipazia i suonatori si nascondono nelle tombe e da una tomba all'altra si danno la voce con flauti e arpe, ma più spesso vi dimorano ombre. Esse hanno un debole per angoli bui a cui giungono da sotterranei cunicoli nei quali possono sprofondare con velocità analoga a quella con cui ne sono uscite. Ecco,
forse anche perché ha già menzionato il mio grande amore, però sento che da questa lettura mi posso aspettare delle gioie e quindi sì, forse lo metterò in valigia. Passiamo all'altro titolo, sempre acquistato con il pretesto dello Zaino Einaudi. Qui e ora, lettere 2008-2011 tra due grandissimi autori, Paul Auster e colui del quale non so minimamente pronunciare il nome, dirò tipo Coetzee, ma non so come si pronuncia, e non mi dilungherò neanche tanto sulla descrizione di quello che è un epistolario tra due grandi voci contemporanee della letteratura. Mi è stata consigliata questa raccolta dal mio collega Federico, a proposito seguitelo su Instagram, si chiama Microcosmo di Parole, e mi ha detto che si trova tantissima letteratura, tantissime riflessioni sullo scrivere e quindi chi sono io per non portarmi a casa un nuovo epistolario da leggere? Questo però, a onor del vero, non lo so se lo metto in valigia perché non sento delle vibrazioni in questo momento verso questo libro, però sono certa che arriverà il suo momento. Non contenta, ho preso altri due titoli di Einaudi perché anche questi li avevo in lista e anche questi volevo leggerli da un po'. La prima è una raccolta di racconti dimenticati di Elsa Morante. Questo, se non dico una sciocchezza, è tornato disponibile da poco e quindi sono contenta di averlo recuperato. Comunque, ogni volta che provavo a comprarmelo non ci riuscivo. Come spesso accade per le raccolte della Morante, è messa insieme da Cesare Garboli e questo sì, questo è più papabile per l'estate perché a me d'estate, come anche in tutto il resto dell'anno, piace particolarmente leggere delle raccolte di racconti. E sempre per continuare il filone Voci italiane del cuore da recuperare, di Natalia Ginzburg ho recuperato Un'assenza, anche questa una raccolta di racconti, memorie e cronache, questa volta a cura di Domenico Scarpa. Anche qui i libri della Einaudi Tascabili di Biblioteca. Me li accaparro tutte le volte che posso perché di solito hanno un prezzo un po' importante, ma sono delle raccolte fatte bene. Per esempio, io ho l'integrale dei racconti di Pavese, che è un mattone gigantesco, e sono quelle cose un po' come i Meridiani Mondadori, insomma, che devono esserci nella libreria di un appassionato lettore. È finita la mia lista di Einaudi e faccio una piccola incursione per farvi vedere un libro che mi è arrivato, mi ha colto abbastanza di sorpresa, cioè mi è stato annunciato, però non sapevo appunto che fosse appena uscito. Si tratta di Un musicologo inconsapevole, le parole per musica di Italo Calvino, di Carlo Benedetti, pubblicato dalla casa editrice Le Lettere. Ringrazio moltissimo la casa editrice per avermi proposto la lettura di questo libro. Naturalmente tutto ciò che riguarda Calvino mi interessa. Non tutti sanno che, io lo sapevo, ma perché sono una grande appassionata, Calvino ha anche scritto delle cose per la musica, a dispetto del fatto di essere completamente negato per la musica, e sono curiosa di conoscere questo lavoro che va ad approfondire proprio quel pezzo della vita, della storia di Calvino che conosco solo così in maniera generica, ma che non ho mai approfondito. Quindi grazie ancora alle lettere per avermelo inviato. Sempre a proposito di invii, Iperborea mi ha mandato queste due novità. La prima, avrete già avuto modo di vederla sul mio profilo Instagram, è Abbandono di Elizabeth Esbrink. Anche qui spero di pronunciare il nome correttamente. Quest'autrice mi aveva già conquistata con 1947 e anche in quest'opera, come potete vedere, insomma ne ho già letta un po', sono a oltre un terzo. Anche in quest'opera conferma una qualità speciale della sua scrittura, che è quella di riuscire a intrecciare in una maniera letterariamente alta e molto molto invitante, per così dire, delle storie vere, in questo caso la storia della sua famiglia dentro la grande storia con la S maiuscola. Si tratta infatti in questo caso di una saga familiare, 1947 invece non lo è, diciamo, quello assomiglia un po' di più a un libro che parla di storia.
anche se ne parla naturalmente con la lingua della letteratura, qui è una storia molto più personale perché appunto lei, l'autrice, rivive anche la storia della propria famiglia che attraversa diverse generazioni. Fino a qua è un fiume in piena, mi ha conquistata, la sto amando e vi segnalo che questo libro è in uscita per Iperborea a fine agosto, quindi se vi interessa tenetelo d'occhio e accaparratevelo perché questa autrice veramente merita. Sempre per tornare al discorso di voci di Iperborea che meritano, anche questo mi sento di consigliarlo a scatola chiusa pur non avendolo ancora letto, di Tove Jansson, Campo di Pietra. Non so molto in questo momento su questa novità, anche questa appunto di recentissima uscita e a differenza del libro precedente, questo è molto più esile, colgo l'occasione di questo del mostrarvi questo volume per dire quanto è bello leggere anche proprio in maniera tattile e fisica questi libri di Iperborea. Fino a un certo punto della mia vita di lettrice sono stata scettica sul formato e anche sul, come dire, la serenità di sfogliare, aprire, fare male a un libro del genere che mi appariva delicato. Invece no, questi libri sono fatti cartotecnicamente molto bene, resistono a ogni tipo di apertura, questo formato è leggibilissimo, entra davvero in una tasca e io lo amo. Quindi, boh, così. Invece che parlarvi del libro, vi ho parlato di quanto sono belli fisicamente i volumi di Iperborea, ma insomma, voi che mi seguite sapete che la lettura è fatta anche di piaceri fisici, se no, che piacere sarebbe? Concludo la mia carrellata con alcuni volumi che mi sono arrivati attraverso Libraccio. A onor del vero ho degli ordini sparsi che ancora tentano di raggiungermi, però io sono una grande fan di Libraccio, mi piacciono le attese, mi piace la possibilità anche che i miei titoli non si riescano a recuperare perché mi piace il gusto dell'attesa, aumenta il desiderio e vi faccio vedere per adesso quelli che mi sono arrivati. E sono Album fotografico di Giorgio Manganelli, racconto biografico di Lietta Manganelli, pubblicato da Quodlibet. A me piace molto Giorgio Manganelli, mi piace molto anche quel tipo di letteratura parabiografica che appunto ripercorre la storia delle grandi penne che mi piacciono. Questo è anche un libro fotografico e perciò è una di quelle cose che devono stare nella mia libreria anche solo per essermi di supporto quando mi capita di studiare, di scrivere qualcosa su questo. Autori. Altro titolo che ho recuperato perché ci sono, come dire, delle parole chiave, delle chiavi di ricerca che io digito costantemente, una di queste è Leonardo Sciascia e mi sono portata a casa Fatti diversi di storia letteraria e civile. Tutti questi sono usati, anche se non sembrerebbe proprio perché sono in condizioni perfette. Questa raccolta di Adelphi nella piccola biblioteca fino al momento mi era sfuggita e mette insieme le due anime di Leonardo Sciascia, che sono appunto la sua più nota anima civile e la sua un filo meno nota anima letteraria. Io amo Sciascia quando parla di letteratura e questo può essere anche un modo per avvicinarmi un po' di più all'altra anima, quella civile, che finora in lui ho frequentato di meno. Vi saprò dire quando lo leggerò. Nel frattempo, se qualcuno di voi dovesse già aver letto questa raccolta, che non è recentissima, vediamo quando è stata pubblicata nel 2009, quindi magari qualcuno di voi già l'ha letto e mi sa dire come l'ha trovato. Una cosa che sono molto contenta di aver recuperato all'usato è questo volume In primavera di Nausgaard. Chi mi conosce sa che io amo questo autore e di questa serie dedicata alle stagioni finora ho letto soltanto l'autunno e per il momento mi sono fermata perché mi piace leggere una stagione scritta da Nausgaard nel momento in cui anche io la sto vivendo e quindi poiché ho letto solo autunno devo aspettare l'inverno per andare avanti, ma nel frattempo appunto mi sono portata avanti e mi sono portata a casa In primavera, così completo la mia serie perché gli altri tre volumi li ho già
E ve lo consiglio a scatola chiusa. Se avete letto La morte del padre e tutto il resto, insomma, della sua autobiografia, del suo memoir letterario, e se avete già letto qualcosa di suo che avete amato, questa raccolta è un bellissimo spunto per tornare a lui attraverso appunto la chiave dello scorrere del tempo, del raccontare le specificità di ogni stagione, naturalmente mettendoci qualcosa di suo. Nota di colore. Anche il fatto che questi volumi sono arricchiti da delle bellissime illustrazioni di Anna Bierger. Anche qui spero di non fare troppi danni pronunciando il suo nome. Ve ne faccio vedere, per esempio, anche un'altra. Sono molto evocative, quasi astratte, alcune sembrano, e fanno, almeno in autunno lo facevano, un bellissimo controcanto alle parole di Nausgaard. Questa raccolta è pubblicata da Feltrinelli come tutte le altre opere di questo autore in Italia. Bene, la mia carrellata è finita. Io spero di avervi dato qualche spunto utile per le vostre valigie e a questo punto posso dire che certamente questo viene con me perché appunto devo finire di leggerlo. Certamente ci verrà Ombre dal fondo, gli altri non lo so, ci penso un attimo, però voglio sapere da voi cosa c'è nelle vostre valigie, se qualcuno di questi consigli vi ha ispirato e vi invito, io sono un po' pigra in questo, però su YouTube si fa. Vi invito a iscrivervi al mio canale se vi piacciono i contenuti e anche a farmi sapere se questo contenuto vi è piaciuto attraverso un like o un commento. Attivate sempre la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei miei nuovi contenuti e ci vediamo al prossimo video. Ciao dai calzini spaiati!